Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me». Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Evangelizzare i poveri. Questa è la missione di Gesù. Questa è anche la missione della Chiesa e di ogni battezzato nella Chiesa. Essere cristiano ed essere missionario è la stessa cosa. Si nota qui che Gesù indirizza la buona novella a tutti, senza escludere nessuno. Anzi, privilegia i più lontani, i sofferenti, gli ammalati, gli scartati della società. Ma facciamoci una domanda. Che cosa significa evangelizzare i poveri? Significa anzitutto avvicinarli. Significa avere la gioia di servirli, di liberarli dalla loro oppressione. E tutto questo nel nome e con lo Spirito di Cristo, perché è Lui il Vangelo di Dio. È Lui la misericordia di Dio, è Lui la liberazione di Dio, è Lui chi si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà.